fai sapere quando è arrivato il temperatore? Beh, di solito scalda dai 12 ai 15 minuti. Ah, ok. E lui praticamente sta scaldando lì la testa. La testa, quella lì. Perché non avendo candeletta come quello là, deve arrivare a 700 gradi. E così scoppia la nafta. Solo che per mandargliela tu devi muovere il volante al punto morto inferiore, al punto morto superiore. Uh-huh. E nello stesso momento in cui tu muovi il volante. Vabbè, lo fai a mano praticamente. A mano? Una goccia di nafta nella, nella testa incandescente dovrebbe partire. Che delle volte partono a rovescio, mi ricordo questi qui. Questo serve per riportarlo nella posizione. Ah, ok. Però è tutta manualità, Questo interrompe la mandata del gasolio. Ok. Quando tu vedi le occhi che potrebbe riprendere nel verso giusto, lasci andare, ritorna alla pressione della nafta e dovrebbe andare. C'è un problema di questo lettore. Noi abbiamo comprato un 84. Usato ovviamente, perché per 56, perché aveva pochissime ore di lavoro, ma il suo colore originale è questo grigio qui, l'avevo realizzato con la scopa, e però piano piano stiamo vedendo che sta tornando fuori, e si vede che ha il tipo di questo. Poi abbiamo comprato questo, la puleggio per la tramiatrice, in origine era optional, perché come quello di tuo babbo, ci va la cinghia, sì, ovviamente, aveva solo la... anche suorato è questo, con le razze, 1956, stessa andata, fantastico. Hai i volani che sono 150 kg l'uno, io vado abbastanza bene, ma già, non diciamo in nero, adesso altre, si valuta per vedere se c'è abbastanza gasolio. La sfiammata. No, si è. Dovevo tirare più su. No. Si deve prendere il punto.